Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo su un video abbastanza particolare. Perché? Perché andiamo a scoprire alcune curiosità su Resident Evil 3. Lo stiamo giocando nel canale, stiamo facendo il gameplay e quindi ho deciso di portare questo video per scoprire qualcosa di particolare che prima magari non sapevamo, che comunque alcune cose sì, magari si sanno, era scontato, si sapevano e così via. Però ci sono alcune cose che sono abbastanza interessanti e che vi farò conoscere a breve. Quindi via con la sigla. Resident Evil 3 Nemesis, si sa, è una storia parallela al prequel Resident Evil 2, che comincia un giorno prima e finisce un giorno dopo, ma ci sono molte curiosità che probabilmente non sapevi su questo terzo capitolo della saga horror marchiata Capcom. In Resident Evil 2 e Resident Evil 3, i rispettivi protagonisti, Leon Scott Kennedy e Jill Valentine, ok, c'è anche Claire Redfield, ma chi se la caga quella raga, vivono vicende separate in un'ambientazione più o meno simile. Nonostante questi percorrano strade differenti, condividono la stessa ambientazione, ovvero la stazione di polizia. Qui tutti i protagonisti incontreranno due personaggi differenti. I due personaggi che incontreremo sono il poliziotto Marvin Branagh, già morto in Resident Evil 3, e niente poco di meno che Brad Vickers. Esatto, dopo essere stato fatto fuori dal Nemesis in Resident Evil 3, potremo incontrare il nostro caro Brad con Leon o Claire sotto il passaggio della stazione di polizia, semplicemente arrivandoci senza raccogliere niente, scegliendo almeno la modalità normale. Non sarà facile da uccidere, infatti conviene entrare dentro la stazione, prendere colpi sul bancone e tornare fuori ad ucciderlo di nuovo. Proprio sfigato questo Brad, eh? And I'll tell you all about it when I see you again. Dopo aver fatto ciò, il nostro amico farà cadere una chiave che ci potrà far aprire l'armadio nella stanza di salvataggio dove si trova la camera oscura e in definitiva indossare degli abiti alternativi per Leon o per Claire. C'è tutto sto ambaradan per un paio di abiti, raga. Ma andatevene al mercatino, fai prima. Cioè, dai. Il terzo Resident Evil della saga in realtà non doveva essere il Nemesis, bensì Code Veronica. Infatti Resident Evil 3 Nemesis in realtà doveva essere uno spin-off che copriva i buchi lasciati in Resident Evil 2. Per via degli accordi fatti tra Capcom e Sony, che dichiaravano che per PS1 sarebbero dovuto uscire i tre capitoli, Code Veronica così divenne uno spin-off. Fortunatamente il nostro Nemesis ci ha fatto apprezzare questo capitolo. Porca puttana che ansia. E poi la cosa bella di Resident Evil 3 è proprio questa cosa, il fatto del Nemesis che ti stalkerà, perché appunto all'epoca c'era questo, come si dice, questa moda dello stalker in Giappone, quindi automaticamente hanno provato a metterlo in gioco ed ha funzionato, raga, perché la cosa bella di questo gioco è appunto il Nemesis che non ti lascia in pace nemmeno un secondo e ti fa tenere con l'ansia, col fiato sul collo proprio, in una maniera allucinante. Sapevate che in fase di progettazione Resident Evil 3 veniva chiamato Resident Evil 1,9 e il Nemesis Stalker dagli operatori degli studi in Giappone? Questo appunto per la linea temporale contemporanea al secondo capitolo della saga. Se quando usi Carlos lasci passare il Nemesis alla torre dell'orologio, lui ucciderà Jill sull'altare, ovviamente non sfonderà subito la porta, ma se non doveste riuscire a fermarlo sapete già come va a finire. Durante il gioco potrebbe capitarvi di incontrare il Nemesis insieme a qualche zombie, come per esempio in questo video. Questo vi semplificherà il lavoro facendo fuori i zombie, certo male non fa, il problema è affrontare lui anche se si può sempre scappare. In una delle ambientazioni background del gioco, durante la storia, possiamo notare un poster con la scritta Biohazard 4, vero nome giapponese di Resident Evil, con il viso di un uomo visto a metà molto simile alla copertina di Resident Evil 2. Piccolo spoiler sul protagonista del quarto capitolo della saga?
In uno dei vicoli di Raccoon City possiamo notare un furgoncino bianco vicino alla mappa della periferia appesa al muro. Questo furgoncino è lo stesso che incontriamo in Resident Evil 2 all'inizio del gioco, tra l'altro è marcato Kendo, famoso negozio d'armi di Raccoon City. Lo stesso negozio in cui entriamo nel secondo capitolo è stesso negozio che produce le pistole d'ordinanza della squadra speciale Stars. In una zona precisa della città, così come nel magazzino che visitiamo all'inizio, possiamo notare un volantino appeso al muro con la dicitura Burger Kong, chiaro riferimento al famoso Burger King. Comunque io preferisco il McDonald's. All'entrata dell'ospedale possiamo notare un poster appeso al muro che riporta la famosa copertina di Dino Crisis. È la data del 1 luglio del 1999, data tra l'altro ufficiale del rilascio del gioco. A proposito di questa curiosità, raga, se volete un video su Dino Crisis, io non l'ho mai giocato, quindi mi piacerebbe portarlo sul canale. L'ho visto giocare... Passano quelli che raccolgono il ferro vecchio. Dicevo, se volete un gameplay su Dino Crisis, dato che non l'ho mai giocato, basta scriverlo qui nei commenti, me lo fate sapere perché mi piacerebbe portarlo sul canale, anche perché non l'ho mai fatto appunto. E l'ho visto giocare una volta sola, credo mezza volta, da mio cugino se non ricordo male, però non l'ho mai giocato, non l'ho mai finito, quindi non so com'è. Mi piacerebbe portarlo. Il personaggio iniziale del gioco che incontriamo, Dario Rosso, ci confida di aver smarrito la figlia, manco fosse mamma ha perso l'aereo, e insiste sul lasciarlo in pace, da solo, chiudendosi dentro al container. Se più avanti nel gioco provassimo ad andare a trovarlo, noteremo una ragazza bionda morta per terra, probabilmente la figlia, e l'aria invasa da zombie con nostro caro amico steso per terra, morto ovviamente. In compenso avremo il container aperto, dove all'interno troveremo qualcosa. Onestamente non ricordo precisamente questa cosa, siccome mi rompeva il cazzo a cercarlo, tenetevi la curiosità così com'è. In base a queste curiosità poi mi sono informato giustamente, raga, e trovate delle polveri da sparo, quelle gialle e quelle rosse, quindi semplice, semplici polveri da sparo, ma nemmeno un medikit, un'erba. Alla pompa benzina di Raccoon City, quella che salta in aria con l'esplosione bla bla bla, possiamo notare una DeLorean, chiaro riferimento alla trilogia di Ritorno al Futuro. Un altro riferimento al film è una foto nella stanza Stars della stazione di polizia. La foto in questione è questa che vedete. In un vicolo della periferia possiamo trovare un cartello appeso al muro che ci ricorda di raccogliere gli escrementi dei nostri cari cani. Lo stesso cartello lo troveremo dove c'è il libro di bronzo e quell'altro coso di bronzo che abbiamo pure visto nel video, però vabbè, dettagli. Quindi raga, a Raccoon City vale prima di tutto il senso civico, poi giustamente ci sono i cervelli, vengono i cervelli. Alla stazione di polizia, nella stanza dove incontriamo il poliziotto Marvin Branagh in Resident Evil 2, possiamo notare un cartello blu con su scritto Benvenuto Leon. La festa di benvenuto sarà rinviata alla prossima nascita della città. Quando andiamo verso il tram, possiamo notare l'insegna di un negozio, ovvero l'Amiset Shop. Lo stesso negozio lo possiamo trovare anche in Resident Evil 2. Cambiando inquadratura, possiamo anche vedere lo stesso camion che esplode all'inizio del secondo capitolo. Ok ragazzi, queste erano le 14 curiosità che non sapevate su Resident Evil 3. Magari qualcuno le sapevate, alcune invece no, però vabbè, questi sono dettagli. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace, commentate qui sotto, attivate la campanellina e condividete con i vostri amici. Ci vediamo alla prossima, ciao!